Allora, siamo in live. Mi piace sta luce qua che fa tipo effetto. Però non si vede un gas. Ok, così. Ok. Allora, qua non c'è nessun mitico. Regoliamoci il microfono. Vediamo se si sente bene. Perfetto. Allora, per il momento sono ancora da solo. Vediamo un attimo. Orario un po' bizzarro. Dove ho messo il cellulare? Ah sì, sotto carica. Ok, fischiettato la carica. Allora, vediamo un pochito. Mettiamoci le cuffiette. Tanto là mi dice che sono, che c'è qualcuno in mia compagnia. Ciao. Eccolo là che è sbucato fuori. Ciao, mitico. Allora, direi giochi di dicembre. Giochi di dicembre. Come diceva una canzone a dicembre. No, quelli erano novembre, però vabbè, fa niente, ce ne faremo una ragione. Allora, giochi di dicembre. Quali giochi si è degnata di darci la Sony? Monster Super Cross, un gioco di motocross che ho già provato ieri, e poi Toy Town Fall 2. Ho proprio detto in inglese, ma non so se ho tirato giù un bestemmione oppure se l'ho detto giusto. Spero in bene. Ciao Lea, secondo te è Titan Fall oppure Titan Fall? Falle sembra quasi una cosa brutta. E poi praticamente ci sono questi due giochini che ci ha dato il plus, che ci ha dato, diciamo regalato, ma non è vero, perché si paga un abbonamento per averli. E poi quando scade l'abbonamento ci puoi più giocare, quindi che cazzo di regalo è? Intanto è partito dopo 3 minuti l'invio, la notifica de che sono in live, quindi complimenti, bravi, bravi, ci vuole un applauso. Applauso per la notifica dopo 3 minuti di live, 3 minuti belli e buoni, belli, bravi, 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 continuate così. Yeah. E dai, sì, effettivamente cosa te lo dico a fare? Allora, questo momento catartico per parlare di questi due giochini. Il primo l'ho già provato, l'altro no, però ce lo andremo a giocare. Il primo direi di scartarlo come è successo con il gioco del baseball. Ce lo scartiamo clamorosamente perché fa cagare. Ragazzi, fa schifo il cazzo. Scusate il termine, ma veramente. Ma che maglietta hai? Ma che maglietta? È una felpa. Non è una maglietta. Diciamo un maglioncino. Maglioncino così, tanto per tenere. Secondo me sì, anche secondo me è Titanfall. Titanfall. Però vabbè, fa niente. Che è la cosa che mi ispira di più. Direi di se proprio fare come abbiamo fatto con il coso, se, a meno che non volete che lo faccio entro 3 secondi, io direi di eliminarlo clamorosamente. Io onestamente ci ho giocato una volta sola ieri, è ingovernabile la moto, va dove cacchio vuole. La moto è ingovernabile. O sono io impedito, però cacchio, gli dico andai dritto, vai dritto, no, prende, va a destra, a sinistra, slancio. Mi ritrovo gente sopra il casco che sgomma, va impennata e mi prende per il culo. La tua maglietta, no, la felpa che mi hai regalato te, il maglioncino che mi hai regalato te, quello easy, quello leggero.
Quindi comunque siamo ancora in due, ragazzi, ancora non c'è nessuno. Io direi di eliminare. Cosa vuoi? Vuoi vedere un attimo sto giochino della motocross? Io lo sconsiglio. Io lo sconsiglio perché onestamente fa veramente pena. E di buttarmi direttamente su Titanfall, ciù. Proprio ciù. Io direi di andare direttamente sul ciù. Quindi vamos, facciamo. No, stavo disinstallando FIFA 20. Ragazzi, direi questo qua faccio fare la fine del gioco del baseball che faceva schifo al cazzo pure quello. E l'abbiamo rimosso. Titanfall non è proprio un regalo, diciamo, perché io avendo l'EA Access me lo sono ben scaricato adesso. Perché? Quindi approfitto di questa cosa, quindi ce lo lanciamo. Allora, praticamente lo provo. Onestamente, questo mese non volevo proprio. Volevo saltare i giochi del mese. Però, siccome ci sono i robottoni, la cosa mi ispira tantissimo. Allora ho detto, dai, proviamo a fare Titanfall. E dai, mal che vada, stiamo un'oretta, poi lo abbandono. Vediamo un po' se la cosa mi garba. Alla fine, il gioco più o meno sembra come Destiny 2. E Destiny 2 mi è piaciuto un casino. Che cazzo vuoi? Ma che c'è? Ma che vuoi? Ma non me lo per cazzo. Ah, direi di fare la campagna perché a quanto pare multigiocatore comincia a darmi qualche problemuccio. Non ho capito per quale motivo mi deve rompere le balle. Ma Spider-Man non c'è. Che senso Spider-Man? Che Spider-Man? Che te sei fumata? Hai sniffato qualcosa? Ma cosa buona? Nome da spacciatore. Ah, c'è multigiocatore, impostazioni. Vabbè, vediamo cos'è queste impostazioni. Ma sì, solite cose. Multigiocatore lasciamo stare perché sarà quello online. A quanto pare mi sta dando dei problemi. E facciamo la campagna. Direi di fare una nuova partita di campagnetta. Andiamo in camporella. Ah, gioco nuovissimo. Fatto nel 2016, ottobre 2016, quindi ha più di 3 anni. Però me ne hanno parlato bene, quindi lasciamo tutto così come predefinito. Corsa, solo Titan, manuale, corsa automatica, solo piloti. Cazzo. Com'è che era all'inizio? Corsa automatica, boh. Facciamo manuale. Come si fa ad andare avanti? Ripristina predefinite. Ripristina. Ah sì, era manuale. Rivedi i termini, chi se ne frega, seleziona indietro, ok, d'accordo, se mi fai andare avanti. Ancora, rotte palle. Campagna. Luminosità, va bene, frate. Ancora, ma che palle, ma che vuoi dalla mia vita? Zio cane. Di No, non tutte le c'è cose gioco di viste sui campi Spider-Man. di battaglia della frontiera, il pilota è il predatore per eccellenza. Sì, vabbè, quando cazzo ci Voce e giocherò acida. così? Chi è? Leggero, ma devastante. Perspicace. Intraprendente. E Non lo implacabile. so qual è la missione, Un spero pilota vede il ammazzare mondo in modo tutti. diverso. Una semplice parete diventa un'opportunità. Ah, si può correre sulle pareti? Un pilota combatte in modo diverso. Esperto in manovre diversive, anche il più grande svantaggio Sai che qua diventa muoio un male già risorso. dall'inizio, ve lo dico ragazzi, io non sono molto bravo a questi giochi. L'unico Ma ciò che davvero gioco che distingue un andava pilota abbastanza d'altri bene soldati era in macchina Destiny sul campo 2. di battaglia è il legame con il suo Titan. Titan. Oh, il Titan è il robottone, eh? Titan, Titan, Titan. No, figo. Se si può combattere con i robottoni. Ah, quello già lo immaginavo, però. Se si può giocare sin da subito, oh, figo. Molto Quando è figo. collegato al Titan,
Sì, ho capito, può ma si è essere fatto fermato ammazzare solo male da una quello. forza superiore o da un suo simile. Ma oggi ce l'hai con Spider-Man. La frontiera è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Per anni tanto siamo in quattro, l'IMC ha devastato ragazzi. Terre, rubato risorse, ok, inquinato e distrutto pianeti. Sì. E sterminato chi cercava di resistere. Bene. Nonostante le recenti vittorie su Demetra e altri pianeti, c'è ancora molto da fare prima di sconfiggere l'IMC. Bene. Ora, come fuciliere della milizia, lui combatte per liberare la frontiera. La strada per diventare pilota è ancora lunga. Ma quando quel giorno arriverà, spera di esserne all'altezza. Mamma mia, sembrava Rocky Balboa contro Ivan Drago. No, chi era? Rocky Balboa con Apollo Creed. Vabbè, che cazzo. Vabbè. Vediamo un pochino. Premi X per continuare, va bene fratello, te lo premo. Comunque a quanto pare tutto in italiano, figo. Ci siamo, fuciliere Cooper. Cazzo, che è? Freeman? Oh, dannazione. La nave deve aver spento e riacceso la capsula di simulazione dall'ultima volta, ma ricalibrata. Guarda le luci 0 barra 2. E i miei coglioni. Ah, eccolo qua. Così va bene, Cooper. Sì, va bene. Va bene, andiamo. Vediamo quanto ti ricordi dell'ultima volta. Sono già sul Titan. Collegamento neurale. Non è uguale a un collegamento Titan, ma gli assomiglia. Per apprendere nuove abilità bisogna essere predisposti a farlo. Che cazzo. Ah, molto meglio. Ok, ma che bello. Cos'è sta roba? È Melma? Questo qua cos'è, nemico? Tecnicamente non ti dovrei addestrare, però vedo del potenziale in te. E poi siamo in guerra, non c'è tempo per le lezioni, cos'è? No? Lasti? Ecco, salta su. Vabbè, ciao. Siamo più veloci. Attivazione del jump kit. I jump kit si basano sulla stabilità rilassata. Una volta che il jump kit sarà calibrato con il tuo stile di movimento, noterai una mobilità migliorata naturale. Corri, fratello! Meraviglioso, vero? Cazzo, è Destiny questo! È ispirato al mio pianeta natale, Harmony. I coglioni. Sono cresciuto qui. Che culo. È per questo che combattiamo, Cooper. Per casa tua, per il tuo pianeta. Un mondo che non è tutto metallo e fumo. La libertà di vivere in pace e prosperità. Lasticoso. Che è successo? Sono già morto. Assicuriamoci che il tuo jump. Allora, correre. Ora prova la corsa sul muro. Figo. Bene, ora ti stai muovendo. Ma dai. Qua sotto, stai giù. Ok. Semplice doppio salto. Segui il fantasma. Dov'è il fantasma? Abbiamo riconquistato il 25% della frontiera dalla battaglia di Demetra. Ok, sono morto. Milizia organizzata meglio. Nuova gente si aggiunge ogni giorno per combattere l'IA. Gente troppo forte. Comincia a piacermi sto coso. Ci nascondevamo, ma ora siamo. Corri, fratello. Si prende ingovernabile sto coso. Ma che figata, che bello. Ma l'acqua va al contrario. Dove cazzo siamo? Dovrebbe andare. Vabbè, fa niente. C'è una ragione. Guarda che si spara. In combattimento niente va come previsto. Devi essere pronto a usare qualunque arma trovi sul campo. Queste sono alcune delle armi in cui mi sono imbattuto. Voglio quello. Andiamo al poligono. Spadone. Cos'è sta roba? Posso prendere? Dove sei che ti apri il culo? Rocky Adrian. Corri. E adesso qua si spara. Carica la tua arma. Non è carica. Cioè siamo in guerra, mi dai la cosa scarica? Per una
A precisione maggiore, guarda attraverso il mirino dell'arma. Ok. Devi eliminarli tutti per poter proseguire. Ok. Non sono proprio velocissima. Non c'è modo di fare. Bene, esercitati di più se vuoi. Poi raggiungi il gauntlet. Ok. Sa che qua muoio male, raga. Sì, ma quando è che finisce sta roba? Vabbè, frate. Ah, sei là, ma dimmelo, no? Sì, vabbè, ma è rotta il cazzo, cioè... Vabbè che tu ti puoi teletrasportare, ma un pochino anch'io, come cacchio fai? Bene, oggi ho un nuovo gauntlet per te. Vanno rispettati 2 minuti. C'è uno. Per continuare, devi fare meglio. Segui il fantasma o trova il tuo percorso. Allora, tempo... Allora, praticamente per fare sta corsa devo andare... Devo metterci 2 minuti. Cazzo ci vuole? I piloti devono trovare l'equilibrio in battaglia. La velocità è fondamentale, ma devi anche colpire i tuoi bersagli. Nel gauntlet alleneremo quelle abilità finché non le padroneggerai. Che coglioni. Sì, vabbè, se questi qua mi sparano solo una volta sono morto. Ricorda, ti muovi più veloce quando corri sui muri. Fai una prova. Che cacchio si faceva? No! Se questo mi sparava ero già morto. Che colpo da maestro! Oh, ma vuoi morire? Che cazzo ho fatto? No! Mamma mia! Ah, è così che si danno i pugni, guarda che figo. No, no. Ok, raga. Meno male che questa è la prova. Oh, ma lo vuoi colpire o no? Ragazzi, io qua muoio male. Sai quella roba? Ah, a parte che non posso perdere tempo perché cacchiarola, ho solo 2 minuti. Penso che devo andare di qua. Scusate, fratelli. Ah, è arrivata la fine. No, ho superato i 2 minuti. Perché me la sono sciallata un po'. La prima corsa della giornata è sempre la più dura. Vediamo un po'. La rifaccio perché qua veramente... E non posso stare fermo con le mani nelle mani. Dai, via. Mamma, a te. No, bella, ce l'ho fatto lo stesso. Bella, frate. Aspettami. No. Corri, corri, fratello! Grazie a cazzo, corri, non spara a nessuno. Migoglioni.
Dove è andato? Ah, di qua. È morto. Deve speccare i colpi. Dai. Dai, 1 minuto e 40, dai. Ce l'ho fatta a meno di 2 minuti. Bella corsa. Vedi la bacheca dei risultati, sì, sul muro? È un nuovo record. Ognuno un record. Ha le sue debolezze e i suoi punti di forza. Quindi bersagli 15 su 15, non ne ho risparmiato neanche uno. La bacheca dei risultati. Ora che ti sei riscaldato, se vuoi una vera sfida, puoi correre contro altri piloti fantasma. Un avvertimento però, i piloti che hanno registrato questa ok, grazie al cazzo, 25 SRS. Secondi, quando se cacchio li faccio 25 secondi? Sei a metà strada dall'essere un vero pilota. Vai avanti e affronta il gauntlet quanto vuoi. No, 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 grazie, così fate uscire qua, speciale. Raga. Hai fatto con il gauntlet? Sì, sì, l'ho fatto. Vediamo che altro c'è. Bene, questo ti piacerà. È ora che impari l'altra metà dell'essere un pilota, il Titan. Chiamiamone uno. Chiamiamo il Titan! Dai, poi guidiamo il Titanino. È solo una simulazione, Cooper. Non è reale. Ma prima ci lastimosa. Serve un'altra po' di spazio. Come cazzo si fa? Io ti chiamo lasticoso. Quello è il mio partner, BT. Classe Vanguard. BT. Tecnologia della milizia locale. Il primo telaio Titan progettato da noi. Scusate, mi è scappata. Ciao Mirko, guarda che robottone. Forza che adesso andrò a guidare. Spacchiamo un po' i culi. Per chiamare il Titan, ok. Guarda su, in cielo. Dov'è? Eccolo. Il mio robottone? Sì. Che è successo? Va bene, fuciliere, sembra che la situazione peggiori. Ti tiro fuori. Dai, coglioni, voglio guidare il robottone. Preparati. Calma, Cole, è appena uscito dalla simulazione. Serve un minuto per la decompressione. Sarà pronto a partire, fidati. Sì, signore. Pronto a partire cosa? Aspetta, frate, cioè... Non è un esercito. Occhio, ci uccidono. O almeno ci provano. Sì, secondo me ha dei bug. Vedrai che ci farai la mano. Iniziamo bene. Ti faremo diventare un pilota, fuciliere. Ma non oggi. Non c'è tempo. Lastimosa. Anderson. Figlio di puttana. Ci vediamo laggiù. Belle parole. Ci vedremo un nuovo pianeta. Ehi, ciao bello, figlio di una puttana. Vabbè, a me è un'arma, no, eh. Ci vediamo laggiù, Cooper. Sì, ok, ma io senza armi. Oh, bella frate. Sì, ok, fidati. Esci dalla capsula, Cooper. Ci vediamo alla navicella. Ah, eccola. Che carini, tutti gentili qua, eh. Esci dalla cazzo, vai a fancucciolo. Facile, facile, facile. mi ha regalato un erbadillo. Ok. Vabbè, dai, iniziato bene, raga. A Natale puoi. Io però volevo guidare il Titan, dai, potevano farmi fare un colpetto, un pugnetto, cioè un qualcosa. Sì, c'è l'amici Sakuragi, però non si vede bene perché ho lasciato tutto spento. Un po' si vede qua. No, non si vede perché ho lasciato spento dietro, sto utilizzando soltanto la lucina del coso. Per evitare di far vedere tutta la zozzeria dietro, perché sto ristrutturando un pochino casa. Cioè ristrutturando, sto smontando tutto. Ho montato un mobile questo weekend, infatti non sono stato in live perché ho spaccato tutto. Cioè spaccato, ho montato, smontato, ho caricato una lavastoviglie, l'ho provata, non perde per fortuna. Titanfall 2. Secondo Mirko, tu che sei molto anglosassone, si dice Titanfall o Tintanfall? Secondo me è Titanfall. Sta precipitando quel coso là. Vedo un sacco di difese antiorbitali e nessuna
Ma cos'è l'asticoso questo? Tu che vibra qua? Migoglioni, non è mai che doveva essere easy. Fanno. Scialuppa Markov, da me attivata. Ok. Occupante, fucigliere della milizia Jack Kidd, matricola 20131. Stabilizzare, somministrate 250 di ventate di salsifetta. No, aspetta, cos'è che mi state somministrando? Attenzione, effetti collaterali temporali, nausea, difficoltà di coordinazione. Grazie. Grazie, fratella. In sostanza mi hanno drogato. A chi devo sparare? No, non quello no. A chi cacchio devo sparare? Vabbè, andiamo di qua. Qualcuno troverò. E la madoschia! Che è successo? Erano questi i nemici. Forse. Ok. Morto. Insomma, faccio come su Destiny 2. Vado di pugni e facciamo prima. E prendo a scarpate. Questi qua dovrebbero essere quelli più facili da fare. Oh, da dove cacchio mi spara? E attenzione dei miei coglioni. Oh, ma che cacchio è? Se ne sbucano più come funghi? Oh raga, li sto spazzando tutti io! Fatemi avanti pure voi, cioè! Dagli dei tacco, dagli dei punta, quanto è buona la sua, la sua! Ma sti cosa? Mamma mia, l'ho preso. Mamma mia, l'ho preso. La granata. Cazzo. Elasticoso. Ci ha atterrato, ma... Ah, ma no, non è elasticoso. Sa che quello è elasticoso. Cazzo, scendi dal marchigegno. Sei messo male, Cooper. Resisti. Grazie. Beh, messo male. Questo potrebbe metterti KO, ma starai bene quando ti riprenderai. È già due, mi ha drogato due volte, ma è possibile. Ricevuto, BT. Mercenari. Stai giù, Cooper. Andiamo. Vai, lasticoso, facciamo tutti il tifo per te. Lasticoso, perché? Faccio il tifo per te. No. Lasticoso? Aspetta. Morto. Ma sono dei nostri? Chi è quello? Che sta facendo? Mi ha strappato l'orecchio. Abbiamo 18 ore. 18 ore per sigillare l'arca e prepararla per il trasporto. Ehi, ignorami. Lascia stare quei cadaveri, pervertito. Pervertito di merda. Bravo, diglielo. Per portare via i corpi. Andiamo. Quindi? Finito male. Ok.
succede? Mi sto a prendere. Mamma mia, puttana miseria. Affanculo. No, molla, molla. Dov'è la pistola? Sì, bravi, litigate tra di voi. No, dov'è l'arma? L'arma. Si muove qualcosa dietro. Intanto là se ne va via uno. Ok, mi ha mangiato una gamba, ma tutto a posto, ragazzi, sto bene. Sto benone, ragazzi. Robottone, che figo. Oh, l'asticoso, non sei morto allora. Ehi, fratello. Oh, ciccio. Cazzo, sei uscito male, Ehi, tutto a posto? Vuoi un po' di dose di... aiutare il capitano, toh. Vuoi una dose di droga? BT. Trasferimento autorizzazione a nuovo pilota. Collegamento. Bravo Tango. Tango? 7, no, io non ballo, ragazzi. 4. Il tango no. Tango no. Cooper. Uè, ciccio. Prendi il mio Titan. Usa il mio casco e il jump kit. Cos'è il jump kit? Serio. Abbi cura di lui. È morto. No, già sti coso. Vabbè, quindi mi regala... Ma dai, ma che siamo? All'era della preistoria. L'ha sepolto con quei sassolini. C'erano i dinosauri lì che ci scureggiano sopra, te lo tolgono quella roba là. Vabbè, beh, figo il casco. Ma quindi... non ci vedo una sega. Ah, ok. Quindi che cosa... Nuovo utente trovato? Grazie. Gruppo sanguigno, data di nascita, ok. Vabbè, prima parte l'abbiamo fatta, ragazzi. Ok. Vabbè, entriamo dentro il Titan, me l'ha regalato fratello Coso. Andiamo qua, come si fa ad entrare? Fratello Coso, me lo potevi spiegare come si entrava? Si entra da sopra? Che spara? Ok. Fammi entrare. Fammi entrare che arrivano le belve. Energia bassa. Come energia bassa. No. Morto. Energia bassa. Come energia bassa? Non sufficiente. Acquisisci una batteria Titan carica. Grazie al cazzo. Coso. È normale che me l'ha regalato sto cesso. Me l'hai distrutto. Energia. E ho capito, fratello. Sufficiente. Dovrò andare di lì. Energia. Ah, ciccio, ma ti stacco la batteria. L'ultima batteria. O di là. Ancora vivo. Energia bassa. Non sufficiente. Cos'è che manca? L'energia? Ok, ho capito. Ma una mappa? Mi dici dov'è la batteria? Coso? Sta di qua? Energia bassa. Ancora. Non sufficiente. Sì, va bene, fratello, io me ne vado di qua. No. Ah, devo seguire la riga. Energia bassa. Non sufficiente. Basta! Ragazzi, quando ci vuoi, ci vuoi. Energia bassa. Non sufficiente. Fammi andare via, fammi andare via, che sennò lo rompo quel coso. Tuo amico. Vabbè, freghiamogli l'arma. Che roba è? Stato jump kit doppio salto offline.
grazie. Ciao Andrea. Sì, effettivamente l'energia è bassa, quindi ci sta. Quello l'ho capito. Però... ok. Ma là ci sono altri cosi. Gli spariamo una granata? È morto? Sì, cagnolino? Sì, ma che arma di merda è questa, scusate? Come si fa a cambiarla? Sì, quel cacchio che mi ammazzo da distanza. Oh, porco due. Energia bassa. Ok, è morto. No, ancora vivo. Ma porco due, ma... cos'è? Spara a scuregge? No, fammi come si fa? R1? Vabbè, facciamo R1. Lancio una granata, mi affico su per i fondelli. Gioco con la pallina. È morto. No, ancora vivi! Ragazzi! Ma poco due! No, non è sbagliato! Perché? No. Non so come si cambia l'auto. La via fantasma. Vabbè. Fratello, muori! Ah, tagli i pugni! Pugni! Qua punch! Pom 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 pom. Vabbè, la batteria. Trovate la batteria? Capitano Cole della terza granatieri della milizia. Tutto superbo. Ah, un casco. Stiamo spostando al trasmettitore dell'IMC con coordinate 772981. Mi ricevete? Sono il sergente Eso della seconda. No, ma perché ho cambiato arma? Quest'arma fa veramente schifo, raga. Stiamo passando dall'inchiesta di drenaggio. Passo. Fate attenzione. Una pompa? Ah, una pompa, quindi... non fa niente, faccio prima coi pugni, ma datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? Dove vado? Di qua? Agilità. Che cazzo è successo? Obiettivo acquisizione, ok. Faccio un fantasma, che devo fare? Ah. Ok. Pensavo che ci fosse doppio salto, vabbè. State violando le leggi di uno stato sovrano. Vi offro una breve amnistia. Ok, ce l'ho fatta. Arrendetevi a un ufficiale o all'esercito degli MC. Va bene. Se vi rifiutate, sarete eliminati. Via, corri, fratello! Ho trovato già il punto per me ostico. Ah, ho capito. Devo correre sul muro. Ok, ce l'ho fatta. Bastava dirlo. Io però voglio cambiare arma. Che agilità. Ho l'agilità di un suino. Corri, corri, corri. C'è là sopra? È lì? No. Mi sto avvicinando alla batteria. Lavoriamo per l'IMC. Non per lui, suoi merci. Lavoriamo per chiunque l'IMC ci dica di lavorare. Cosa vuoi? Una medaglia? Non mi interessa cosa dà. Lì, i suoi mercenari. Veniamo pagati lo stesso in entrambi i casi. Ciò che conta è che quel coso tra le macchine vada parla. Online come programmato. Vedi che sia vero quello che dicono i tecnici riguardo. Ma se è vero, allora la milizia passerà una pessima giornata. Capisci che intendo? Allora, premi R3 per fare un colpo. Ok, un attacco corpo a corpo.
Perché devo fare per forza di cose di corpo a corpo? Ah, perché la pompa non funziona. Mamma mia! Ti tiro un pugno! Pam pam para! Devo andare di qua? Di qua? Torno indietro? È una pompa senza energia, con l'energia bassa poco sufficiente. Ma se cado da qua mi faccio male, secondo voi? No, qua mi faccio male, ma di brutto. Ehi, fratello. Ah, un'arma. No, la mitraglia, vai, finalmente, bravo ragazzi. Bello, fratello. Qui cosa c'è? Eh sì, ma capito, ma dove devo andare? Ok, di qua non credo proprio. Sarà di là. Di qua? Ma di qua è torni dietro. Energia bassa poco sufficiente. Ah, ok, dici che è tutta scena? Vabbè, io prendo un attimo la rincorsa. No, quel coso di Eva 8 auto non lo voglio. Geronimo! Ah, ok, bella. Pensavo fosse più alta sta cosa, mi ha preso per il culo. Premi L1 per occultarti. Fai come. Sono invisibile, sono il fantasma fumaccino. Ma dura 2 secondi. Ops. C'è un pilota della milizia. Spia di merda. Quello a miseria è morto male quello, Dove sei? Dov'è che sparano? Esci fuori. Mamma mia che mira di merda. Tira fuori la... Dai, non se ne è accorto nessuno. Come l'ho seccato. Come l'ho mattato. Qualcuno ha mattato. Dov'è? No, mamma, non c'è la mina, sto fame. Mi chiamo, ti faccio One Punch Man. One Punch! Era meglio prendersi un colpo di pistola. Scappa! Sono morto male. Ok, sono morto malissimo. Ok, adesso ho ripreso conoscenza. No, 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 non lo voglio questo. Dammi la mitraglia. Dammi la mitraglia. No, dammi la mitraglia. Dai. Premi L1. Sono invisibile. Ore 6, c'è un pilota. La parola è riuscita a dire lo stesso. Bella fratello. Scrive Jack, scrive Jack. Mi scappa. Punch! Infame che non sia. Che gli ho sparato in faccia. Minchia, che cazzo ho, Tyson. Mettiamoci di qua. Fuoco nemico, fuoco nemico. No. Ti ti do sinistro, un destro.
Ah, sono riuscito adesso, eh. Dove sei? Dove scappi? Pom punch! Pom 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 pom. Dov'è? Fammi scappare, va. Cosa devo usare? Trovata la cosa? Mi hanno perso. Cosa c'è qua? Ah, lasciamole così proprio alla mercé di chiunque. Beh, sono mimetizzato. Ah, morto. Bimbo minchia! Allora. Oh, ma ancora. Ma dove cazzo deve andare? Cos'è cosa? Ah, è di là. Mi sono allontanato anziché avvicinarmi. Qualcuno lo vede? Controllate dappertutto. Minchia, che pugno che non gli ho dato. Mi coglioni. Cazzo è quella roba là? Ho capito. Ma è sul porco o no, eh? Oh. Ciccio pasticcio. Cambia. Ah, l'ho rotto. Panzai! No, 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 che ho fatto? No, no, non cadere! Amico, reggiti! Si è rottuto. Che cazzo? Corri, fratello! Come se non ci fosse un domani. Ma fatti cazzo? No, ha finito le munizioni della mitraglia. Mamma mia, come l'ho ammazzato? Oh, ciccio pasticcio. Che cazzo? Io. Ma sono là. Minchia se ti vengo a prendere. Minchia se ti vengo a prendere. Ma no, ancora vivo. Sì, vabbè, ma. Oh, io mo vado là, gli tiro due pugni e è finita lì. Aspetta, fai vedere se qua c'è. Cosa da cecchino? Dov'è? Dov'è che è? Perché ti sta bene? No. Ancora vivo? Cazzo si è fatto di me. Cemento. Oh, sei morto questa volta o ti ritorni indietro? Tipo zombie.
Secondo me staremo qua delle ore. Peccato. Alzati. No, si alza. Ok, morto. Ancora l'altro c'è. Oh, quanti cazzo sono? Oh merda. Oh, porca troia. Dai, venite, vi prendo a pugni. Mamma mia, come è morto male qua. Questo caso mi... Oh, ma ancora vivo, ma... Faccio pasticcio, quante volte ti devo uccidere per morire? Vabbè. Mi ha accovacciato. Sembrano tutti morti. Porco due. Infame. Eccolo là. No, te ti prendo a pugni. Mo te prendo a pugni. Cazzo. Dove scappi? Ah, schivato. Schive Jack. Dov'è? Dov'è? Porco due. Cioè, ti prendo a pugni. Ancora vivo. Muori. Muori sepolto in un capo di grano. Non è una rosa, non è un tulipano. Una grazia cazzo un po' di capo di grano. Allora, l'obiettivo è di là. Dove cazzo? Oh, ma dove la metto? Un posto più difficile non poteva metterlo, sta batteria. Oh, sali qua. Scus. Cos'è sta roba? Ops. Vuoi sparare anche te? Però io non ho capito dove devo andare. Ah, qui c'è qualcuno. No, non è nessuno. Sembrava qualcuno. Ah, erano sti cazzo di funghi allucinogeni. Ah, io sono arrivato da là. No, no, leva 8W coso, non lo voglio. Ma sono tornato indietro? Cazzo, è possibile? Brava, spalma la faccina. Allora, se sono tornato indietro è perché qua dovrei trovare praticamente un cadavere. Se non trovo cadaveri vuol dire che non sono tornato indietro. Ah, ok, ecco perché. Ok, devo ripassare. Dove cazzo era? Porco due. Titan, Titan, Titan. Porco due, sono andato da solo. No! Ho fatto cagare addosso sto microfono di merda. Scusate, ma tutta sta vegetazione. Porco il bue. Ah, c'era il sentiero.
No, perché lascio il testo, porco due. Allora, ritorniamo qua. Tanto qua sto perdendo tempo su tempo e... Io voglio guidare il Titanone. Oh, ce l'ho fatta. Batteria. Ricordarvi che siete sul pianeta Typhon. Questo è un pianeta controllato dall'IMC, ma ci sono molte creature selvatiche all'esterno delle nostre isole. E non siamo in grado di controllare. Minchia, che mira di merda che ho, ragazzi, però. Meno male che è livello very easy, perché... E quindi... Dove cazzo sono finito? Anziché... Nelle macerie devo andare a finire io. E quindi... Buoni, buoni! Amico, tutto bene? Fammi cambiare arma, prendiamo la mitragliatrice. No. No, forse di qua. Buono, buono, stai lì. Ah, eccolo là. Eccolo là, eccolo là. Brava, 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 brava. Ok, chi è che mi spiega adesso come tornare indietro? Dai, scappa, fratello. Scappa. Ok, l'hai visto. Dov'è? Non voglio sapere dove l'hai infilato. Ok, scappiamo. Oh. No, perché si è chiuso. Sì. Tu continui a parlare che io scappo. Sarà di qua. Ok, via. Scappa, fratello. Scappa, scappa, scappa. Corri, corri. Non mi prenderete mai. Non mi dire che mi riporti nella... Dai, io almeno la batteria l'ho presa. Adesso mi ridai Titan. No. Ok, da qua. Sì, siamo stati coraggiosissimi. Che cacchio era andato? Si è messo contro di me. Sti cosi da dove cazzo sono spuccati fuori? Vabbè, lasciamo andare via. Per questa volta vi salvate. Sì, vabbè, ma vaffanculo. Ah, da qua, meno male. Ok. Titan classe Vanguard. Questi sono rari, dovremmo venderli. Cosa cazzo vendi? Quella è roba mia. Cosa vuoi vendere? Mio, mi sono fatto il culo per prendere la batteria se lo vuole vendere. Qualcun altro? Coso? Energia insufficiente? Energia Sì, bassa, ok. non Energia sufficiente. bassa e adesso. Dove cazzo faccio a dargli la batteria? Amico? Energia Sì. bassa, non sufficiente. Minchia, ti scasso. Energia bassa, frate! Come? No, mi sono nascosto. Energia bassa, non sufficiente.
No! No, che mi rompo il giocattolo! Energia bassa, non sufficiente. Come gli do la batteria a sto coso? Ah, da dietro? No! No, no, veramente? Bassa, non sufficiente. Non ci posso credere. Scusa. Energia bassa. Me l'ha suggerita Andrea, la supposta dove la metto? Ma quindi che cosa? No, no. Energia bassa. Sì. Non sufficiente. Energia bassa dei miei coglioni. Ah, eccolo qua. Ok. Vabbè, sul postone gliel'abbiamo messo, Adesso l'energia l'ha trovata. Energia a due terzi. Nucleo. Adesso non rompere il coglione o te ne vado a prendere un altro, Regolo lo zoom. Stai bene, pilota? Io sto bene, grazie a te. Credo di sì. Credo di sì. Aspetta, mi hai chiamato pilota? Sì. Il defunto capitano Lastimosa ti ha conferito Lasticoso. Il pilota provvisorio. Congratulazioni per la promozione. Puoi chiamarmi Ah, Bitti. Ciao Marco! Scusa, Bitti. Non t'avevo visto. Capito. Sto riavviando i miei sistemi. Una terza batteria Dai. Accelererebbe la procedura. Io resto qui. Che senso? No, non mi dica che devo prendere un'altra batteria. No, Marco, non fa così. Finché sarò fermo, ti aiuterò attraverso la radio del casco, se possibile. E quindi che devo fare? Acquisisci una batteria talento aggiuntiva per BT. Ma vada a fanculo. Tutto sto sbattimento, deve trovare un'altra. E da che parte è? Dove? Sarà da quest'altra parte, visto che... Spero che non sia complicato come quell'altro. No, io di là non ci torno, Che sia chiaro. Cioè, ma almeno... Ah, di là. A tutto il personale della milizia, l'IMC concederà un passaggio sicuro per il penitenziario di Angel City a chiunque si arrenderà. Fareste meglio a costituirvi subito alle squadre di ricerca dell'IMC. Pilota, ti sconsiglio di consegnarti all'IMC. L'analisi vocale indica che stanno mentendo. Grazie per il consiglio, fratello. Tranquillo, BT. Tranquillo, BT, non vado da nessuna parte. Ho capito, ma ti consiglio di muoverti. Le squadre di soccorso dell'IMC sono vicine. A sto punto non gliela davo la batteria se mi duaro per cazzo. Mi muovo. Attenzione, pilota. Attenzione, ci voleva lui che mi dice sempre... Minchia, sei proprio d'aiuto, Attenzione. Vada via qui. Vabbè, presumo che devo andare di qua. No! Morto male. Mamma mia, padronanza del doppio salto, che è una bellezza. Ok, la batteria del titano lì è lì. E mo? Come cazzo la raggiungo quella roba là? Raptor 3, abbiamo pesanti danni, gli NC ci ha circondati. Vai per prendere tutti della milizia. Sentiamo che non è entrata la milizia. Mamma mia! Non chiedete di rifarlo perché non ci riuscirò mai tutta la mia vita forever. Bella. Mi stupisce che tu non li conosci. Forse diventerò un mercenario. Forse diventerai. Contatto, è un pilota! Sono qua! Pom 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 pom. Tiro un pugno! Che cazzo è successo? Tanto ne ho mattati tre. Ho ripristinato i sistemi di mappatura. L'agguato della nona flotta della milizia ci ha mandato molto lontano dalla nostra destinazione originale. Siamo in territorio ostile. Fa attenzione, non possiamo restare qui a lungo. Ancora che mi caga il cazzo. Dici che possiamo ancora uscirne vivi, BT? Non abbiamo altra scelta. Dovremo adattarci e improvvisare per sopravvivere. Grazie a cazzo lì
Ok, non di là. Sì, vabbè, ma vado a ver qui. Ah, ok, lì vicino. Sappiamo che ci sono dei... Zio Pedro! Ah, ma c'è il sentiero. Che cazzo salta a fare, cioè? Non molto male colpirla. Assisterete alla cattura, sarete dichiarati fuori legge. Avremo altra scelta se non quella di ucciderlo. Santa Cleopatra, aiutami tu. No, ho schiacciato troppo presto. Adesso ce la faccio. Adesso gliela faccio. Me l'avevo detto che ce la facevo. Che cazzo di batterie dove minchia le metto? Non posso prendergli delle lura, c'è da stupirla. Ok, quindi qua. L'amico politano ci dà la mano. Ok, di qua. Mi camuffo. E lo matto con un punch! Beh, cazzo, hai sprecato 300 pallottole quando gli tiravo un pugno ed era morto. Cos'è sta roba? Granata. Granata! Sì, ma non giocare a calcio con la granata, porco due. Non si può prendere. Cos'è? Fucile! Sono fitte! C'è un coso lì. Pilota nemico, datemi da fare! Si è dato proprio da fare, amico. Sai che ha detto L3? Scappi? Aspetta, non mi scappi. Eccati questa. Sta boffa. La tua truppa ha un dispositivo di occultamento d'emergenza. Ti aiuterà a sopravvivere in situazioni di pericolo. Tanto mi hanno perso. Sono nascosto come una faina. Che cazzo sono loro però? E gli do un colpetto di testa. Visto. Oh, cazzo di microfono. Porco due bambini. Tacci vostra.
Mamma mia. Ma stai zitto. Vai. Ma come lasciati? Dai, vai di qua. Nascondiamoci. Cazzo devo andare? Sta batteria cosa non devo fare? Siete sicuri che mi serve sto Titan? Porco due. È rotto il cazzo, frate. Girati, siamo scoperti! Stai zitto! Ti ho dato un calcio in faccia che manco di cane! Prendiamo sto R qualcosa. Ancora in mezzo alle macerie dobbiamo andare. Non mangio se... Porco cane, su già il 20... Mi sta prendendo sto giochino. Prima voglio trovare... Voglio guidare il Titan. Che agilità. Ma c'è sempre sta qua che deve fare. BT, chi è che parla? Lei è il comandante del corpo Marauder, una sezione della squadra di ricognizione speciale della milizia detta SRS. Ha rotto anche il cazzo, cioè. Cos'è sta roba? BT, qualche sopravvissuto su questa nave? No, le scansioni non rilevano segni vitali all'interno dell'MCS James McCallan, ma il 90% delle scialuppe è stato espulso. C'è ancora speranza. Boh, io vado di qua. Ma onestamente non è che l'ho fatto tantissimo. Per il momento c'ho da parte 200 e passa. Che adesso apro. E qua va tutto in fiamme. Qua c'è della luce. Bene, fratella. Sono commosso. Ho capito. Di qua non posso andare. Aia. A ciascuno di voi di riuscire a ritrovare la speranza e la determinazione. Combattere spalla a spalla per poter vivere in pace alla frontiera. Da che parte devo andare? Oh, un aiutino mi servirà. Ah, di qua. Ah, di qua. Però se mi dicevi magari tipo è di là di qua. Sì, insieme uniti vinceremo. C'è modo per aprire sta cosa?
No, dai, io volevo guidare un Titan. Sì, però se mi dici un po' dove cazzo devo andare. Sarà ciascuno di voi riuscire a ritrovare la speranza e la determinazione. Con la spalla a spalla per poter vivere in pace alla frontiera. Liberi dall'oppressione. Sì, vabbè. Dove è la batteria? Ia ia oh. Allora, sono tornato indietro. Oh, secondo me devo andare di qua. No. Il fuoco brucia. Mamma mia, adesso esco. Apriti, sedano! No. Sarà ciascuno di voi riuscire a ritrovare la speranza e la determinazione. Sì, la speranza combattere spalla a spalla. Io mi sono perso, ragazzi. Siamo uniti più che mai. Non so se ci sarò, Bu. Intanto, 1:17. Ah, qua c'è la luce. Il problema è che non ho capito. Combattiamo uniti. Perché insieme siamo più forti. Di là brucia. Ok, non si deve andare di là, almeno presumo. Non ci nasconderemo ad aspettare che vengano a prenderci. Li affronteremo. Ok, fratello, affrontali. Non sarete soli là fuori. L'MC Prospera sulle indifferenze altrui. Intesta sugli oppressi. Bisogna accedere la loro libertà per un briciolo di sicurezza. Ah, di qua. Sarà ciascuno di voi riuscire a ritrovare la speranza e la determinazione. Io voglio trovare la l'uscita, cazzo. Ma di qua ci sono già stato, quello che è morto male. Sono tornato indietro. Ah, c'è una botola. Perché insieme siamo più forti. Da voi, DMC preliminari. Ed è quello che hai intenzione di fare. Non ci nasconderemo ad aspettare che vengano a prenderci. Ok, fratella, queste frasi d'effetto sono commoventi. Ah, voi sapete come.
cavolo, niente più che mai, però dove sei? Combattiamo uniti, perché insieme siamo più forti. Ah, qua c'è un altro morto male. Non è quello di prima. No. Da soli, l'IMC potrebbe eliminarci, ed è quello che hai intenzione di fare. Ho capito, io sono da solo. Non ci nasconderemo ad aspettare che vengano a prenderci. Li affronteremo. Ah, forse ho capito, non è di qua. Non sarete soli là fuori. L'IMC prospera solo in dipendenza altrui. Intesa sugli oppressi, intendono di accendere la loro libertà. Boh, io sono rimasto bloccato, ragazzi. Mi sa che pazienza per il Titan, è stato bello. A ciascuno di voi riuscire a ritrovare la speranza e la determinazione. Combattere spalla a spalla per poter vivere in pace alla frontiera, liberi dall'oppressione. Siamo uniti più che mai. Boh, qua sarà di qua, ci sarà un pulsante da Non premere. sarete soli là fuori. Io sono un po'. Ah, ok, ma vaffanculo. Ma va a Per ciascuno cagare. di voi riuscire a ritrovare la speranza e la determinazione. Combattere spalla a spalla per poter vivere in pace alla frontiera, liberi dall'oppressione. Siamo uniti più che mai. 3 ore per capire dove andare. Ma quel cazzo torna indietro. Oh, buono. Sarà quella la batteria. Bella, trovata. Ok, mo quel cazzo torna indietro. Per uscire ci ho messo 2 secondi. C'è un Titan di classe Vanguard nei pressi del relitto della McCallan. Numero di telaio Bravo Tango 7274. Bravo Tango. Portatelo qui per me, d'accordo? È un vero trofeo, passo. Ricevuto, non è roba da pochi giorni. Il soccorso Gammy è chiuso. So cosa sia. Ah, un altro casco. Ah, me ne servivano 2 di caschi per guidare il Titan. Qua muoio male. So già che morirò male. Sapevo. Lo immaginavo. Avevo un certo sospettone. Eccolo là, mio Titan.
Pilota, posizione compromessa. Come? E mi coglioni però, che palle! Mi fate guidare il Titan o no? Ma che vi prenda pugni, eh? Eh? Che bel volo al capofitto che mi ho fatto fare. Quelli sono rifugiatori dell'IMC. I rinforzi nemici sono in arrivo. Sì, va bene, ciao. Dobbiamo completare subito il collegamento neurale. Monta l'ultima batteria. Ok, ciccio. Beccati sta suppostona. E non rompe i balla adesso perché erano tre, eh. Non ti mettere un'altra stronzata. Energia a piena potenza. Oh. Fammi guidare. Pilota, per procedere dobbiamo stabilire un collegamento neurale. Sì, sì. Entra quando sei pronto. Sì. Ecco. Dai. Oh raga. Ok. Siete. Sì, vabbè, non stare lì a guardare il paesaggio. Dai. Siediti. D'accordo. Adesso schiaccio per sbaglio il tasto autodistruzione. Protocollo 1. Unirsi al si vede una sega. Collegamento neurale. Collegamento neurale stabilito. Fuciliere Jack Cooper, ora sei il pilota provvisorio di BT-7274. Vabbè, provvisorio mica tanto. Protocollo 2, proseguire la missione. Abbiamo l'ordine di riprendere l'operazione speciale 217, incontrare il maggiore Anderson dell'SRS. Intanto qua ci sta sparando, devo fratello. Forze nemiche in arrivo. Ma dai, cosa te l'ho fatto capire? Proteggere il pilota. Ripristino i sistemi critici. Scudo vortice attivo. Lo scudo vortice cattura i proiettili e i missili in arrivo. Rilascia il comando per lanciare gli oggetti catturati contro il nemico. Ma come sparo? Come cammino qua? Pilota, il pod è online. Questo lanciarazzi da spalla aggancia molteplici bersagli. Più a lungo tieni premuto il comando, più bersagli puoi agganciare. Mio Jones. Collegamento neurale ok. Controllo arma principale e collegamento motorio attivo. Ok. Pilota, Titanfall nemico rilevato. Preparati, dovremmo combattere per metterci in salvo. Corri, 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 corri. Titan della milizia abitato, numero telaio BT-7274. Giochiamo a nascondino. Sì.
Titan di classe Vanguard. Cazzo è finito. Cioè, se ti prendo a pugni. Titan nemico a terra. Ben fatto, pilota. La nostra efficacia offensiva è aumentata. Pilota, altre squadre di soccorso IMC in arrivo. La nostra unica possibilità di sopravvivenza è proseguire la missione e incontrare il maggiore Henderson. Fino ad allora saremo soli. Guarda il tuo HUD. Dobbiamo muoverci in fretta. Che ci fa paura. Usti, finito la prima missione. Che bravo che sono. Titan è il gioco che basta, perché non è. Però dai, sì, sono morto male qualche volta, però non tantissimo. Cioè, adesso che ero riuscito a governare il Titan, che ero contento. Sparito tutto. Continuiamo. Pilota, l'IMC continuerà a cercarci. L'unica speranza di sopravvivenza è raggiungere il maggiore Henderson a 60 km dalla nostra posizione. Dovremo adattarci e improvvisare per sopravvivere. Vabbè. Io, ragazzi, direi che è giunta l'ora di salutarci, un'ora e mezza che siamo qua. Sono da solo, praticamente, con un'altra persona che non scrive. Quindi nulla, ragazzi, è stato un piacere. Spero che vi siate divertiti. I giochi del mese di dicembre sono questi. Il primo fa schifo, quindi quello della motocross. Questo più o meno si salva. Quindi nulla. Ah, ed via. Ero preso dal combattimento. Quindi nulla, ragazzi, io vi saluto. Grazie mille Marco, grazie mille Lia che chissà che ha fatto. E niente, saluto a tutti belli e brutti, il vostro Christian Harris. Ci vediamo al prossimo video, prossima live. Ciao!